Pranzi e cene salatissimi per molti turisti stranieri. Consegnavano alla cameriera di un noto ristorante del centro storico di Venezia la carta di credito per il pagamento, ignari che la gentile signorina ne clonasse i dati per poi usare la tessera e fare man bassa di acquisti. Tanto la segnalazione sarebbe arrivata in banca solo 2-3 giorni dopo il prelievo. Uno scherzetto di cui è rimasta vittima una quarantina di clienti della trattoria. Il meccanismo utilizzato da una banda di rumeni individuati e arrestati dalla squadra mobile lagunare era semplice. La ragazza, dipendente del locale pubblico, rubava i codici scannerizzandoli e poi passandoli a 3 connazionali che in un appartamento di Spinea avevano allestito un vero e proprio laboratorio informatico. Il punto di compromissione è il luogo dove avviene materialmente la cattura dei dati, quindi può essere un pubblico esercizio da un ristorante, anche un negozio e via dicendo. È chiaro che in questo caso, come anche in altre attività analoghe, c'è sempre una persona che ha comunque disponibilità, nel senso quindi libertà anche di movimento, tipo sta alla cassa oppure effettua i pagamenti. È sufficiente avere un piccolissimo skimmer, passarlo un attimo, una strisciata e quindi catturare conseguentemente i dati. Poi un reato per monetizzare il quale bisogna essere rapidi, quindi effettuare la clonazione e nel più breve tempo possibile fare quante più spendite si riesce a fare, perché poi quando scatta il sistema di alert la carta viene bloccata e quindi di fatto non è più utilizzabile. Forse c'è più di un ristorante in cui avveniva la clonazione. Sembra che siano 200 gli stranieri a cui la carta di credito è stata utilizzata indebitamente. Il proprietario dell'esercizio pubblico ha collaborato con gli inquirenti. Non immaginava che la sua cameriera fosse una ladra. Quando siamo entrati nell'appartamento era una vera e propria centrale dove c'erano tutti i software in funzione, codici, carte già clonate, carte, codici appena catturati e via dicendo, tanto che tra i reati contestati vi è anche l'associazione per delinquere, quindi con ruoli ben predefiniti. Quello della ragazza era presso il ristorante di catturare i dati.